Il popolo entra in chiesa per partecipare alla messa di Pasqua, lasciando sole nella piazza del paese Mamma Lucia e Santuzza. Mamma Lucia chiede allora a Santuzza perché, mentre parlava con Alfio, le ha fatto segno di tacere. Santuzza le risponde con un'aria bellissima: "Voi lo sapete, o mamma?" E se cliccate sul link la potete ascoltare, nella quale racconta alla mamma di Turiddu il passato tra suo figlio e Lola. In pratica il racconto che vi abbiamo fatto in precedenza noi. Mamma Lucia ascolta le parole di Santuzza, diventando ad ogni momento sempre più sorpresa. Santuzza non se la sente di entrare in chiesa, in quanto avverte il peso della colpa su di sé. Invita quindi Mamma Lucia a pregare per lei. Santuzza resta ora sola nella piazza, ma di lì a breve arriva Turiddu, che resta un po' sorpreso nel vedere la sua donna lì, e le chiede perché non sia entrata in chiesa. Santuzza taglia corto, venendo subito al sodo. Chiede a Turiddu dove sia stato tutto quel tempo. E qui, se fossimo più vicini, inizieremmo a vedere delle minuscole gocce di sudore percorrere la fronte del nostro uomo. Inizia ad accampare scuse, come la storia del vino a Francofonte, un po' come fanno la maggior parte degli uomini, insomma. Ma Santuzza non vuole di certo passare per una credulona. Gli spiattella infatti a ciò che si dice in paese e ciò che è stato confermato anche dal marito di Lola in persona, Alfio. Quella notte, Turiddu è stato visto davanti alla casa di Lola. Cosa ha da dire l'imputato a sua discolpa? E che deve dire? Come succede a molti uomini nel momento in cui si sentono in torto, diventano aggressivi, e questo fa Turiddu. Accusa Santuzza di averlo spiato e le chiede se è questo il modo di ricambiare l'amore che lui le porta. Ci passate il termine buffone? Santuzza resta ferma nella sua convinzione, ma Turiddu continua la sua scenata, chiedendole se deve forse ammazzarsi per convincerla, aggiungendo che non sarà mai schiavo della sua sciocca gelosia. È noto come a volte una donna, per non perdere il proprio uomo, sia disposta a chiudere non solo gli occhi, ma le orecchie, il naso e la bocca. E così fa Santuzza. Dice a Turiddu che la può picchiare, la può insultare, le può inveire contro. Ma lei lo ama e lo perdona, anche se la sua angoscia è troppo grande. Ma qui accade qualcosa che era meglio non accadesse. Da lontano si sente la voce di Lola che canta uno stornello, "Fior di giaggiolo", neanche qui avete un link, e che piano piano si avvicina alla piazza fino a che non compare davanti ai due. Si ferma e chiede a Turiddu se ha per caso visto il marito Alfio. Turiddu dice che è arrivato da poco e che non sa niente. Lola allora chiede ironicamente se i due hanno intenzione di ascoltare le funzioni dalla piazza e Santuzza, con tono vagamente accusatorio, risponde che oggi è il giorno di Pasqua e il Signore vede ogni cosa e che in chiesa ci devono andare le persone che sanno di non aver peccato. Ma Lola sa incassare bene e risponde, acida a sua volta, che lei è a posto con la propria coscienza. Insomma, come avrete capito, si lanciano delle frecce che pesano 10 kg l'una. Turiddu cerca di togliersi da quell'imbarazzo, invitando Lola ad entrare con lui in chiesa, ma Santuzza lo ferma dicendogli che la loro conversazione non è ancora finita. A questo punto, Lola si toglie di mezzo, entrando alla funzione. I due restano di nuovo soli e ci fanno assistere ad un continuo ribattere di accuse e giustificazioni. Turiddu accusa Santuzza di essersi comportata male con Lola. Che coraggio! Santuzza risponde di essersi comportata così per colpa sua. Turiddu arriva a centrocampo dicendo che è stata una vigliaccata seguirlo fino al limitare della chiesa, ma Santuzza avanza velocemente, togliendo la palla a Turiddu con la richiesta di non lasciarla sola, di non abbandonarla. Turiddu a sua volta vince un contrasto sulla sinistra dicendo che è inutile pentirsi dopo l'offesa fatta. Insomma, diventa un match serratissimo dove sinceramente non si sa chi può risultarne vincitore. Ma all'ennesima volta in cui Turiddu dice a Santuzza "Va, non tediarmi", la donna a gran voce gli grida "Bada!" E qui, nei panni di Turiddu, noi avremmo portato le nostre mani nelle parti intime, non si sa mai, continuando la frase con "A te la mala Pasqua, spergiuro". Ora, non so se vi rendete conto, ma noi due riflessioni le abbiamo fatte. In Sicilia, almeno da quello che ci risulta, la religione ha forte presa. C'è una grandissima fede in Dio e sono pochi coloro che rinnegano la sua esistenza. In più, ma questo esiste un po' in tutto il Sud, c'è un grande attaccamento alle tradizioni, soprattutto quelle legate alla religione e in particolar modo quelle che riguardano le feste più importanti della cristianità, Natale e Pasqua. Questo
Quindi immaginiamo che augurare la mala Pasqua a qualcuno non fosse proprio un augurio di prosperità. Voi che ne dite?